Direi di andare avanti perché ritorna ovviamente lui, la comicità questa volta nella chiave professionale di Fabio Nocchi. Eccolo qua. La comicità seria di Fabio Nocchi, prego. Bene, buonasera, questo sono io, il personaggio forse più strano d'Esterina, Italo del gelato alla melanzana. No, ma volevo ringraziare Sonia che mi ha chiamato qui, Renzo. Immaginatevi, Renzo mi chiama, mi sembrava di parlare con Paraniello quando faceva Mario il Bagnino, mi ha chiamato, dice no, che diciamo che facciamo la festa a Fisarmonica, se volevi venire diciamo, dice, detto Marianna cane, vengo sì, finisco tutti di ceggina, 10 chili di birra e vengo subito. Questo per farvi capire come nasce certe imitazioni. E questo Italo che vi vado a fare del gelato alla melanzana è proprio un'imitazione di un mio amico, un uomo grosso, 2 metri, e la mattina magari ti aspetti che quando scioglie il cane lo chiami con una voce importante, no? Tu qua invece lo senti, vieni! Allora, Italo che va dal gelataio, si presenta da questo gelataio, il gelataio vede arrivare un cliente, prende la paletta, Italo fa tutto il bancone e gli dice, cono, cono! Poi guarda tutti i gusti, ce ne sarà 100, dice, cos'è quello verde? Dice pistacchio. No, ce l'hai gelato alla melanzana. Se c'è un vino gelato alla melanzana, con tutti i gusti e ciò lo vuoi proprio alla melanzana. Allora non importa, vai. E va via. Nonna, guarda questo, mi prende per il culo. Domani, l'indomani ci ritorna, gelataio lo vede arrivare, prende la paletta, prende il cono e io dico, no, coppetta, vai, coppetta. Rifà tutto il bancone, va a un gusto verde, dice, cos'è quello verde? È menta. No, ma un cielo è gelato alla melanzana. E ti ho detto di no, ma allora sei duro, ma lo vedi c'è meglio gusti del mondo. Allora non importa, vai. Cioè, no, ora ne do 2 schiaffi. E invece la moglie del gelataio dice, no, guarda se invece di dargli 2 schiaffi fai il gelato alla melanzana, magari è un gusto poi che piace e si vende a tutti. Che quest'uomo va al mercato, melanzane, ghiaccio, zucchero, ci lavora tutta la notte, terzo giorno arriva Italo, ce l'hai gelato alla melanzana? E quest'uomo non vedeva l'ora, zitto! Hai sentito me fa schifo? Questo è stata la barzelletta, fate anche un applauso così si parte più forte. È stata la barzelletta che mi ha fatto conoscere su Facebook, YouTube e su una giro fino a essere chiamato un parco importante come questo. Ma Italo, allora io ci ho montato sopra. Italo me lo immagino dottore in ambulatorio, gli si presenta una signora con un bimbo secco rifinito, dice guardi un po' dottore, il bimbo non cresce. Italo lo guarda, dice ma puppa o prende il latte in polvere? Dice no, è puppa, è puppa. Se butti giù il reggiseno? Oh, comincia a tastare bene bene, poi dice in cresce no, dice lei non c'ha nulla, dice ci credo sulla sua zia io. Ma qua sempre sempre in ambulatorio è bello, sento le risate arrivano diciamo molto lontano. Allora, sempre in ambulatorio, gli si presenta un paziente, pesca all'occhio, giallo come un limone, Italo lo guarda. Cosa c'hai? Fa vedere l'analisi. Dice, senti, dice io. Dice, ti segno fanghi, vai. Dice, i fanghi, dice, ma mi faranno buono. Dice, non lo so, ma intanto t'abiti a sta sottoterra, dammi... Italo è troppo bello come dottore, allora siccome è troppo bravo fa anche carriera e lo mettono alle pubbliche relazioni di un grosso chirurgo, il quale dice Italo mi raccomando quando vai a parlare con quelli
coparenti, livelli operati, tienti sempre basso, prognosi riservata, non si sa se passa la notte, perché se c'è qualche complicazione ci fanno girare le scatole. Ci penso io, vai! Sicché il giorno stesso una vecchietta viene presa in pieno, 10 ore d'operazione, il chirurgo dice vai a parlare con parenti, e Italo si presenta così. I parenti della signora schiacciata! Noi, venite! Le portano una stanza, chiude a chiave. È barcasina! La signora Vesta rimane paralizzata, ci vuole un dottore 25 ore al giorno e le medicine devono arrivare dalla meria e la macchina per farla respirare. Erano tutti disperati. Oh scemi, scherzo, è morta! Succede, Italo.